Buonasera a tutti e buonasera anche a Roberto Odierna, che è arrivato alla quarta edizione, un bell'impegno, comunque seguito dai suoi artisti e capace anche di radunarli, quest'anno 24. Intanto io, come volete, sono un po', come dire, rappresento i padroni di casa e quindi vi do il benvenuto da parte di Marina Cala de' Medici, che essendo un po' spazi per l'Italia tra Milano e Firenze, io sono l'unico livornese, quindi mi delegano continuamente per queste manifestazioni, ma vi devo dire che è con piacere che, se non fossi stato delegato, sarei venuto comunque lo stesso a vedervi, perché è sempre una bella manifestazione e poi è un'espressione di un artista il quale, vabbè, subisce un giudizio, ma siete tutti veramente bravi, tutti al primo posto. Mi è dispiaciuto per un artista che si è autogiudicato e se n'è andato a Firenze, vabbè, comunque si è giudicato per conto suo. È stato piacevole valutare le vostre opere, grazie anche alla presenza del professore Falchini, dell'assessore Montagnani, del signor Nocchi e della nostra collaboratrice, la dottoressa Ribeiro. Assessore, vuole salutare anche lei? Sì. Allora, intanto chiaramente grazie di essere stati così tanti. La cultura e l'arte fanno parte dei nostri luoghi, questi sono luoghi noti per il fermento artistico, cioè possiamo vantarci di essere fonte di ispirazione, di esserlo stati sempre, per cui ecco, per me è un onore, un piacere essere stata qui con voi. Come diceva l'ammiraglio, la cosa più brutta è dover giudicare, perché il giudizio è sempre comunque effimero e non giusto, forse è sempre, non è giusto in sé. Però è un concorso e quindi c'è stato un giudizio. Questo nulla toglie alla piacevolezza di questa giornata. Ecco, ai miei ringraziamenti innanzitutto a Roberto, che da tanti anni, direi da più generazioni, si fa promotore di mantenere vivo questa voglia, questo stimolo di arte, io ripeto, di cultura, che poi è qualcosa che viaggia, ecco, che ci fa conoscere in tutta Italia. Quindi io sono assessore anche al turismo, secondo me sconfina anche proprio in un discorso proprio di conoscenza e di sviluppo del nostro territorio. Cosa dire, grazie a voi tutti, al Porto Marina dei Medici che come sempre è ospitale e gentile in tutte queste manifestazioni. Se il maestro Falchini vuol dire due parole, io vi sono molto grato. Intanto saluto le signore e signori convenuti, i pittori che hanno preso parte a questa situazione di incontro e luogo ci ospita, e poi dire a tutti voi: quando siamo di fronte a un confronto non è mai un problema, perché uno deve capire che nella vita gli incontri sono sempre delle verifiche, alte, grandi, piccole, medie, quindi l'importante è sempre ritrovarsi per crescere. Tutti noi dobbiamo sapere che ci manca qualcosa e dobbiamo ritrovare quello che ci manca per crescere, perché il mezzo creativo deve far crescere e non deve mai mettere soggezione. Dobbiamo combatterlo, perché vinciamo noi se lui ci fa vincere, perché crediamo in quello che facciamo. Quindi auguri a tutti quelli che sono qua. Grazie. No. La testa è ora bisogna. Poi c'è anche. Sì, ecco. Ora c'è. Tu me ne hai tanto, perché se no ce la fa. Beh, comunque mi unisco al saluto, grazie davvero a Roberto per avermi invitato, grazie a tutti voi, avete fatto delle opere bellissime, comunque vada e qualunque sia l'esito della premiazione. Vorrei mio tramite chiedervi di fare un applauso a Roberto per la sua. Buonasera a tutti, innanzitutto vi ringrazio a nome del Porto Marina Cala de' Medici di essere intervenuti a questo, diciamo, concorso, anche se poi in realtà un concorso non è, perché la cosa che realmente è bella da vedersi e ci interessa è quella comunque di riempire il corpo di artisti, di opere d'arte e avere comunque un momento che dia spazio e rilevanza all'arte, visto che è sempre positivo avere diciamo, momenti di questo tipo, più ce ne sono meglio è. Quindi vi ringrazio di aver partecipato, abbiamo visto che anno dopo anno comunque livello, anche se io obiettivamente rispetto diciamo, ad altri giurati sono più profana, quindi, però a mio avviso il livello sta salendo, il numero di partecipanti aumenta, quindi siamo contenti e speriamo che di proseguire questa strada e di fare sempre meglio. Vi ringrazio. L'ammiraglio procede alla... Ora c'è una fase, si dà l'attestato di partecipazione, perché insieme, sì. Io personalmente gli artisti che hanno partecipato lo sanno loro, che fisicamente. Poi dopo si passa alla premiazione di non si fa. Allora, mentre si procede alla consegna degli attestati, vorrei ricordare i premi che sono in palio. Allora, il primo premio è un buono di acquisto di 750 euro che è offerto da Marina Cala dei Medici. L'opera vincitrice rimarrà di proprietà della Marina Cala dei Medici. Il secondo premio consiste in 250 euro e è offerto dal cantiere navale Marina Cala dei Medici. Il terzo premio è una mostra personale della durata di una settimana presso la Galleria in Villa, da svolgersi entro e non oltre il 31/12/2018. Il quarto premio è una cena per 2 persone offerta dal ristorante La Bambisa a Rosignano, Solvelli. Procediamo a Miraglio. Allora mi alzo un piano, perché... Allora, partirei dal quarto premio che viene conferito a Egidio Papa con l'opera Particolari d'interno. Il terzo premio va a Claudio Calvetti con l'opera Lei. Allora, il secondo premio va a Alessio Salvadori con l'opera legata a Marina Cala. Eccoci, il primo premio va alla signora Valeria Cipolli con l'opera della e mi auguro di vedervi tutti quanti ancora più numerosi alla prossima edizione nel 2019. Grazie, buonasera.